Cari amici internisti, cari soci della FADOI, ci lasciamo alle spalle un altro anno complicato e difficile. Lo scorso anno, a settembre, ci siamo visti a Roma nel primo evento virtuale della congressistica italiana con un numero di contatti elevatissimo. Siamo arrivati a 20.000 contatti per tutte le fasi della diretta e della FAD asincrona che abbiamo realizzato. 20-30 persone in presenza a Roma, ma un numero altissimo di contatti. Abbiamo dovuto affrontare questa nuova modalità anche di fare congressi e di fare formazione a causa della pandemia che ha riempito i nostri ospedali e complicato la nostra vita professionale e personale. Adesso stiamo affrontando un nuovo modo di lavorare, stiamo affrontando quello che il presidente Draghi ha detto il rischio ragionato nelle nostre attività. Dopo aver fatto, e come sempre abbiamo fatto, anche tutto il possibile, sempre per citare Draghi, whatever it takes, per trovare il modo di aiutare i nostri pazienti e di lavorare al meglio nei nostri reparti, nelle nostre unità operative. Stiamo anche recuperando e recuperando bene nella nostra attività clinica con numero di ricoveri, dopo aver perso, come abbiamo stimato, circa 600.000 ricoveri di malati cronici nei nostri reparti lo scorso anno, nel 2020, rispetto al 2019, in quest'anno invece già stiamo recuperando, siamo quasi agli stessi livelli del 2019 come numero di ricoveri. Quindi un enorme lavoro che tutti quanti stiamo svolgendo, nonostante stiamo continuando a tenere la guardia alta e a fare attenzione a non avere nuovi contagi e nuovi rischi con l'infezione da SARS-CoV-2. Il nostro congresso, che avrà inizio il 2 ottobre, si svolgerà fino al 4 ottobre al Palazzo dei Congressi di Firenze, avrà una nuova modalità, è la modalità ibrida, nella quale sono presenti 200-250 persone, non di più, al Palazzo dei Congressi di Firenze e tutte le altre migliaia di internisti collegati come lo scorso anno in streaming, in diretta oppure nella FAD asincrona. Vi invito numerosi a partecipare e a partecipare quelli che possono in presenza nel piacere di riabbracciarci e di rivederci. Affronteremo i temi classici della medicina interna, le infezioni, la governance, la nutrizione nel paziente complesso, la terapia anticoagulante, la fluidoterapia nel paziente ricoverato, solo per citare alcuni dei tanti simposi e letture che terremo, ma non voglio dimenticare le malattie reumatiche, le malattie rare alle quali tanta attenzione stiamo dedicando dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista terapeutico, anche delle nuove tecnologie che vengono utilizzate adesso nell'attività clinica dei medici di tutti i giorni. Avremo quest'anno anche un evento straordinario, perché alla cerimonia inaugurale del 2 ottobre vi sarà una lettura magistrale del professor Fauci, ovviamente per via telematica e non in presenza. Al dottor Fauci abbiamo consegnato poche settimane fa, 2 settimane fa, il premio internazionale di ricerca in medicina interna. L'abbiamo consegnato nella sede prestigiosa dell'ambasciata italiana a Washington, per le mani dell'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia. Io ero in collegamento televisivo insieme al presidente FADOI, Andrea Fontanella. Abbiamo fatto un discorso in cui abbiamo spiegato bene la FADOI, la medicina interna, e Fauci, in modo estremamente cortese, ha dato grande merito agli internisti italiani e alla medicina italiana per come è stata gestita e affrontata la pandemia. È una notizia che è andata su tutti i giornali. La medicina interna e la FADOI sono state premiate fortemente da questa certificazione di qualità di Anthony Fauci, nome tutelare dell'infettivologia mondiale, al quale tutti quanti noi guardiamo come fonte di ispirazione e come elemento fondante della nostra attività clinica quotidiana. Anche nel momento in cui affrontavamo la pandemia e non c'erano linee guida, non c'erano raccomandazioni, le parole e i lavori di Fauci erano veramente per noi un riferimento significativo e importante. Avremo anche nel corso della cerimonia inaugurale una omaggio a Dante Alighieri, il 7° centenario della morte del grande poeta, e vi sarà una lettura dedicata proprio ai rapporti fra Dante e la medicina, un aspetto umanistico di grande interesse, di grande importanza, perché umanistica è la figura, la formazione, la cultura del medico di medicina interna. Vi invito quindi a
a partecipare numerosi a questo congresso, in presenza per chi ci sarà, e avrò il piacere di rivederlo, di incontrarlo e di abbracciarli, e per chi non potrà partecipare vi prego di iscrivervi ai corsi, di partecipare numerosi, di dare sempre più forza alla FADOI. FADOI ormai è diventata un riferimento fondamentale con le istituzioni. La nostra società scientifica è sempre più visibile negli incontri amministrativi, negli incontri con le istituzioni, con le amministrazioni. Siamo un interlocutore del Ministero, delle agenzie, dell'AIFA, dell'AGENAS, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Superiore di Sanità, del CNR. Tutti guardano la FADOI e agli internisti come un elemento importante della medicina italiana e anche internazionale, vista l'espansione che stiamo avendo anche a livello internazionale dopo il Caravaggio, con il Prometheus Study e con altri studi che stiamo impostando. Insomma, FADOI è una realtà della medicina italiana molto forte. Vi invito ad aderire sempre più numerosi, a partecipare al congresso che ci sarà dal 2 al 4 ottobre, a dare forza, sempre più forza, alla società scientifica alla quale appartenete. Vi invito quindi a rivederci in via telematica o in via personale al prossimo congresso. Grazie a tutti e buon lavoro.